Buongiorno a tutti. Devo fare? Acceso. Ci riproviamo. Buongiorno a tutti. È un grande piacere avervi qui oggi, quindi vi diamo il benvenuto in Fondazione Bruno Kessler. Come abbiamo un po' scritto anche nelle informazioni che abbiamo condiviso con voi e anche il perché oggi siete qui, per noi oggi il desiderio è aprire un dialogo tra ricerca, scuola e enti del territorio e cercare anche di capire che ruolo può avere un'istituzione come la nostra, quindi la Fondazione Bruno Kessler, in questa, diciamo, avventura che un po' ci riempie di emozioni, di diverse sensazioni, e è una grande opportunità, ma chiaramente ci spaventa pure. Quindi oggi è un po' un primo incontro, quindi ringrazio tutti di essere qui oggi e vi do delle informazioni di servizio e poi cerchiamo di stare serrati nei tempi, perché abbiamo cercato di invitare e includere su questo palco e anche nel pomeriggio diversi colleghi. Allora, la giornata di oggi è organizzata così: siamo qui tutti insieme questa mattina, quindi abbiamo degli interventi e dei seminari, quindi la voce, diciamo, da parte della ricerca, ai colleghi che ringrazio di aver accettato questo invito. Avremo un coffee break a metà mattina e poi il pranzo dopo l'una è sempre organizzato qui davanti in atrio. Quindi sarà un lunch in piedi veloce, però insomma dovremo avere qualcosa per arrivare poi alla fine del pomeriggio. Abbiamo organizzato 4 workshop, abbiamo cercato di esaudire le vostre richieste sulle preferenze che avevate e qui fuori, sempre se non avete visto, avete le liste con i vostri nominativi e quindi potete trovare l'ora con il vostro nome e il workshop. Chiedo scusa a chi, perché alcuni si sono iscritti solo a un workshop, non siamo riusciti per tutti quanti ad averli nel primo turno, nel senso che purtroppo non potevamo superare un certo numero per gruppo, per proprio una fattibilità e l'efficacia anche di questi incontri. Quindi chiedo a tutti, diciamo, puntualità anche negli spostamenti. Ci sarà dopo il pranzo il ricercatore e il docente che segue i workshop che vi porterà negli spazi, diciamo, che abbiamo destinato al pomeriggio. Abbiamo anche preparato un questionario e richiede un po' di tempo, quindi più o meno 10 minuti, però per noi è importante perché abbiamo sottolineato, no, nelle diverse comunicazioni, che è un primo incontro, perché desideriamo oggi aprire un po' un percorso di collaborazione e dialogo con voi. Quindi vi chiediamo di prendere il tempo a fine giornata, chi va via prima, che magari non rimane il pomeriggio, trovate diverse locandine dove potete, diciamo, scaricare o il QR code oppure il link breve per la compilazione del questionario. Per qualsiasi cosa avete sempre la mia mail e il mio numero, quindi basta che poi in caso mi contattate anche successivamente. Io ringrazio il Dipartimento, oggi qui in rappresentanza Viviana Sberdella, sovrintendente scolastica della provincia, con cui abbiamo iniziato a ragionare sulla giornata di oggi, quindi davvero grazie del supporto. E a metà mattina dovrebbe arrivare anche Francesca Gerosa per un saluto, quindi poi tra un seminario e l'altro avremo anche i suoi saluti e l'augurio anche di questo percorso insieme. Quindi grazie mille a tutti. Bene, buongiorno a tutti, ben trovati, ben arrivati. I miei ringraziamenti vanno davvero a chi ospita questo convegno, chi l'ha voluto insieme a noi, FBK. Allora, Claudia diceva, ci rendiamo utili su questo tema. Noi come scuola, come mondo scuola, abbiamo fortemente bisogno che un centro di ricerca eccellente che abbiamo sul territorio, che abbiamo la fortuna di avere sul territorio, possa collaborare con noi, ma come è sempre stato in passato, cioè una forte collaborazione, e la scuola ne beneficia, se ne giova. L'intento è che questo si possa allargare e includere altri soggetti del territorio, perché il tema
artificiale, intelligenza artificiale, è veramente un tema per la scuola nuovo. Di per sé sappiamo che non è nuovo, ma quando un anno e mezzo fa abbiamo cominciato a parlare di ChatGPT è esplosa un'emergenza. Abbiamo scoperto che c'è l'intelligenza artificiale ed è esplosa appunto questa emergenza. Un'emergenza che ha creato forte preoccupazione all'interno delle scuole e paura, direi, possiamo usare proprio questa parola, paura, perché chi dentro la scuola lavora, quindi gli insegnanti, si rende conto che questo strumento rischia di impoverire, o almeno finora è stato percepito come un rischio di impoverire il percorso di apprendimento degli studenti. Allora abbiamo cominciato a parlare noi e FBK, con Claudia ci conosciamo da tanti anni, sulla necessità di lavorare per le scuole e con le scuole innanzitutto per superare questa paura. Allora, lavorare con paura non ci porta da nessuna parte. Cos'è che dobbiamo fare? Questo primo incontro, e l'intento è di costruire dei percorsi che siano significativi per i docenti, ovviamente innanzitutto, è di conoscere. Allora, sappiamo che il primo modo per superare la preoccupazione, la paura, il timore, è quello di conoscere di che cosa stiamo parlando, che cos'è questa intelligenza artificiale. In secondo momento dobbiamo capire come questa intelligenza artificiale può essere al servizio dell'istruzione. Questo perché siamo convinti che sia così. Ovviamente significa come utilizzarla, che cosa, quali dei tanti strumenti possono essere utilizzati per docenti e per studenti. Allora, nella scuola ci sono, nelle aule, nella scuola ci sono tante altre persone, qui in sala ci sono tanti dirigenti, ma nelle aule ci sono i docenti e gli studenti. Allora, in che modo questi strumenti di intelligenza artificiale possono facilitare, semplificare il lavoro del docente? Si dice che una percentuale elevatissima del lavoro del docente non è dedicato alla relazione educativa in senso stretto del termine. Allora, vogliamo scoprire, approfondire se questa intelligenza artificiale può consentire al docente di dedicare più tempo alla relazione educativa e lasciando che sia l'intelligenza artificiale ad adempiere ad alcune delle sue attività per le quali sia meno necessario l'umano, perché il docente non può mai in nessun momento essere sostituito. Sappiamo che anche quando tra alcuni anni spariranno alcune professioni, ne arriveranno di nuove, quella dell'insegnante non sparirà, sarà una delle professioni che continuerà ad esistere. Nessuno immagina che possa sparire e quindi non potrà essere neppure sostituito dall'intelligenza artificiale. Ma la domanda che ci siamo posti è: può aiutare? Può semplificare? Può consentire di dedicare più tempo a un'attività insostituibile per lasciare che sia qualcun altro a occuparsi di altro? Vogliamo affrontare, scoprire, capire se e come. Sul fronte studente, abbiamo usato fino alla noia, qualche volta quando usiamo le parole, alcuni vocaboli li ripetiamo, poi perdono di senso, la personalizzazione. Io credo moltissimo nella necessità di personalizzare. 20 studenti in classe, in un'aula, sono 20 teste diverse. L'intelligenza artificiale ci può aiutare ad offrire ad ognuno ciò di cui ha bisogno, nel modo in cui ne ha bisogno? Io credo di sì, ma sentiremo poi dagli esperti se può essere una strada percorribile.
sono fiduciosa che questa intelligenza artificiale ci possa aiutare a potenziare un percorso di apprendimento, nel modularli verso l'alto, verso in ogni modo che sia coerente con quello che è la personalità, l'interesse, le competenze, le capacità dei singoli studenti. Quindi io non voglio così semplicisticamente e ingenuamente dire è tutto bello, andrà tutto bene. E sono generalmente fiduciosa verso le innovazioni e verso la tecnologia. Sono anche consapevole che sono strumenti estremamente nuovi che richiedono elevate competenze per poter essere utilizzati in modo positivo, in modo utile, e quindi provincia, dipartimento istruzione, provincia di Trento, insieme a tutti appunto i soggetti del territorio che hanno competenze in merito, vorremmo anche avviare un percorso, ma anche di ragionamento, anche proprio di tavoli di riflessione su come in tempi anche rapidi possiamo essere di supporto agli insegnanti, alle scuole, perché i nostri giovani possano migliorare il loro percorso di apprendimento e non risentirne negativamente. Ecco, ringrazio tutti coloro che partecipano oggi, perché è un primo momento, ma è un momento importante ed è necessario che sempre più ci sia partecipazione, attenzione e sensibilità a questi temi. Grazie ancora a FBK e buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie mille Viviana. Allora io darei inizio al panel di questa mattina e non possiamo che non iniziare con Paolo Traverso, direttore pianificazione strategica di Fondazione Bruno Kessler, che diciamo introduce i ricercatori di questa mattina e quindi anche il ruolo della Fondazione su un tema come l'intelligenza artificiale. Grazie mille Paolo. Grazie Claudia, grazie a tutti voi che siete intervenuti così numerosi a questo nostro evento, grazie alla dirigente Viviana Sbardella che ha dato questo messaggio consapevole ma positivo anche di quello che può fare l'intelligenza artificiale. Per me è un grande piacere fare questa brevissima introduzione perché naturalmente questo evento è molto importante. È molto importante prima di tutto per il tema trattato, l'intelligenza artificiale e la formazione, l'intelligenza artificiale e la scuola. Perché come ho detto ad una presentazione recente in una delle scuole superiori qui in Trentino, il successo dell'intelligenza artificiale dipende fortemente da voi, dipende fortemente dalla formazione, dall'educazione, dalla scuola. E guardate, quando dico successo, non intendo un'intelligenza artificiale che fa delle cose strabilianti, ma intendo proprio, come diceva la dirigente Sbardella, un'intelligenza artificiale che aiuta le persone, naturalmente non le sostituisce, che ci permette di essere un servizio, un potente strumento nelle mani degli insegnanti, e quindi che ci migliori la vita. E perché ci sia questo tipo di successo, non solo devono contribuire le persone che lavorano su questa tecnologia, perché questa tecnologia di successo non solo le persone che lavorano su questa tecnologia o i ricercatori come noi che facciamo ricerca in intelligenza artificiale, ma anche e soprattutto, prima di tutto, gli studenti, perché saranno loro quelli che la potranno usare bene o male nel futuro, che la potranno in qualche modo splasmare. E naturalmente gli insegnanti che proprio lungo le linee che diceva la dirigente dovranno capire anche qual è un modo nuovo di insegnare, anche modi nuovi di insegnare, perché chiaramente cambieranno. E l'intelligenza artificiale sta influenzando tutte le più importanti professioni per la nostra vita, dal medico all'avvocato al giudice al progettista, all'ingegnere, e se noi riusciremo a farla diventare un'intelligenza artificiale come un potente strumento in mano di questi professionisti, sicuramente
si potranno fare delle cose positive. E per gli insegnanti e gli studenti è forse ancora più importante. Non è vero, come dice qualcuno, io sono molto d'accordo con l'intervento di prima, che spariranno i medici, che non ci saranno più i giuristi, che non ci saranno più gli insegnanti, non è assolutamente vero. Ma naturalmente i medici, gli avvocati, gli ingegneri e gli insegnanti che sapranno cos'è questa intelligenza artificiale, ne sapranno le grandi potenzialità ma anche i limiti, perché ci sono dei limiti nell'intelligenza artificiale, allora potranno fare il loro lavoro meglio e in modo diverso. L'altro motivo per cui è importante questo evento, anche come grazie alla Claudia è stato impostato, è che non è un argomento questo che riguarda solo chi fa informatica, che riguarda solo chi fa tecnologia, non riguarda solo chi insegna e studia nelle famose STEM, no? Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ma c'è un senso in cui riguarda in modo molto forte anche chi studia e insegna nelle scienze umane, nelle scienze sociali, chi fa arte, chi fa storia, chi fa tutte queste attività, perché è chiaro che è una tecnologia che può influenzare il lavoro, ormai è chiaro, in modo sorprendente rispetto a qualche anno fa, che può influenzare il lavoro di chi opera in questi settori, di chi fa cinema, di chi fa sceneggiatura, scenografia, di chi insegna e studia arte, la parte creativa, no? Ed è importante, se anche chi è fuori dalle STEM, chi insegna e studia fuori dalle STEM, impara a capire come funziona questa intelligenza artificiale. E quando dico impara a conoscere l'intelligenza artificiale, non dico impara a conoscere i dettagli tecnici, perché non è il loro compito, ma impara a conoscere i concetti, le potenzialità e i limiti, credo che anche loro possano avere un grande strumento nelle mani. E concludo anche con l'ultimo punto per cui vorrei dire che questo evento oggi è importante. Oggi non vuole essere un evento che finisce stasera, mi dice la Claudia. Deve essere un evento che è l'inizio, il primo tassello di un lavoro che faremo assieme. Perché giustamente, come si diceva, affrontare questa grande sfida la possiamo solo fare assieme. Naturalmente gli studenti e quindi gli insegnanti, chi fa ricerca, chi lavora come in Fondazione Bruno Kessler e all'Università di Trento, perché solo assieme potremo provare veramente a portare l'intelligenza artificiale nelle scuole, perché non la possiamo negare, non si possono negare giustamente le tecnologie. Potremo portare l'intelligenza artificiale nell'insegnamento, potremo assieme capire anche qual è un po' un nuovo ruolo dell'insegnante, un nuovo ruolo di insegnare in modo diverso e naturalmente anche un nuovo modo di studiare, perché sia veramente uno strumento al servizio degli insegnanti e più in generale al servizio, veramente al servizio di tutte le persone. Io finisco qui e lascio la parola di nuovo a Claudia. Naturalmente un grande ringraziamento alla nostra responsabile dell'unità di ricerca e innovazione nella scuola. Senza di lei non sarebbe, a parte un incontro che abbiamo fatto nel treno qualche anno fa, non sarebbe veramente successo niente. Quindi grazie Claudia e grazie a tutti voi naturalmente. Grazie Paolo. Allora io inizierei con Giuseppe Jurman, i seminari di questa mattina. Giuseppe è responsabile dell'unità Data Science per la salute. Abbiamo dei seminari di circa mezz'ora l'uno e quindi lascio la parola a te. Allora aspetta che troviamo il tuo slide. Grazie mille, ce l'hai questo. Ah, buongiorno a tutti, grazie Claudia e benvenuti. Per chi non mi conosce, appunto, io sono un matematico, ho un dottorato in teoria dei numeri, quindi qualcosa che era più distante possibile da questo tipo di problematiche. Mi interesso di machine learning, intelligenza artificiale, da più o meno una ventina d'anni in cui sono in fondazione. E come primo speaker, diciamo, mi spetta più o meno il grato / ingrato compito di mettere dei paletti o di dare delle definizioni e diciamo dare un contesto per tutto quello che sarà poi la vostra giornata. Quindi diciamo, ho deciso di intitolare questo mio incontro, questa mia presentazione, Prospettive e criticità, per dare un po' una panoramica molto ad alto livello su
cosa stiamo parlando e diciamo quali sono i punti che mi piacerebbe vi restassero in mente durante questa giornata. Partiamo dalle prospettive, dalle opportunità, e questa è un'opportunità che più recente non si può. 4-5 giorni fa, da quell'immensa fucina di idee che è OpenAI, è uscito Sora. Non so se qualcuno di voi sa già di cosa stiamo parlando, ma stiamo parlando di video totalmente generati da un'intelligenza artificiale che risponde a un prompt testuale descrittivo. Questi video non hanno nulla di reale, nel senso sono completamente artificiali e generati da queste nuove macchine, queste nuove tipo di intelligenza artificiale che prende il nome di generativa. E diciamo, io non sono un etologo, però devo dire che sono rimasto veramente impressionato dalla tipo di della cura nei movimenti di questi animali, che li rendono secondo me abbastanza indistinguibili da quelle che sono veramente i movimenti reali di questi animali. Quindi diciamo, questo per quanto riguarda opportunità. Quindi pensate che queste siano le ultime potenzialità che sono state scoperte recentemente. Però ci sono anche, come diceva Paolo prima, ci sono i limiti, ci sono i problemi. E sempre da OpenAI abbiamo questi due esempi che vengono da ChatGPT. Nel primo esempio è stato chiesto a ChatGPT di disegnare 4 belle palline. E questo è quello che è il risultato. E il secondo esempio è un esempio in cui è stato chiesto a ChatGPT di disegnare una stanza con assolutamente nessun elefante dentro. Ok? Quindi diciamo, c'è ancora un po' di strada da fare. Questo è un esempio abbastanza semplice e, se volete, banale, riduttivo, ma diciamo che non tutto al momento è completamente definito, non tutto è veramente oro quel che luccica. Una delle cose che faccio spesso, io faccio la maggior parte di queste mie talk introduttive ai medici, faccio quello che in inglese si chiama il myth debunking, ok? Togliere un po' di mito, un po' di hype da questa idea dell'intelligenza artificiale. A mio modestissimo parere, il termine intelligenza artificiale in qualche modo è stato più detrimentale per questa tecnologia che vantaggioso. Questo signore è Arthur C. Clarke, non so se voi lo conoscete, autore di svariati libri di fantascienza, tra cui 2001 Odissea nello spazio, e negli anni 60 ha scritto un paper su Science in cui citava questa frase che secondo me è molto importante, molto vera, soprattutto in questi tempi, che ogni tecnologia sufficientemente avanzata è praticamente indistinguibile dalla magia. Se voi uscite questo pomeriggio o questo oggi dalla mia talk, per cui questa idea vi siete liberati di questa idea che ci sia della magia dietro, io sarò contento, avrò raggiunto il mio obiettivo. Quindi il mio obiettivo è di togliere l'alone fra virgolette magico da tutto quello che si vede giornalmente sui mezzi di comunicazione riguardo dell'intelligenza artificiale. Quindi faremo una veloce introduzione a cosa vuol dire intelligenza artificiale, parleremo di quali siano i problemi aperti in questo momento, e sono tanti. Vi farò vedere un piccolo esempio di applicazione di queste tecnologie nel campo di cui io mi occupo giornalmente, ovvero la pratica clinica, la medicina, e poi concluderemo con un paio di brevi battute su cosa vuol dire portare questo nel mondo dell'istruzione. Allora, da buon matematico, quando si parla di un argomento, la prima cosa da fare è ovviamente dare delle definizioni. Quindi partiamo da una definizione. Non esiste una definizione, hard, se vogliamo, del termine intelligenza artificiale. Cosa dice la Treccani? La Treccani dice che è una disciplina che studia in che modo si possano riprodurre i processi mentali tramite algoritmi e l'uso di un computer.
Più recentemente è stata approvata dall'OECD, dall'Organizzazione per lo Sviluppo Economico Europeo, una definizione un po' più, diciamo, condivisa e accettata anche a livello governativo. Quindi è un sistema basato su macchine, quindi algoritmico, disegnato per operare a vari livelli di autonomia, okay, per generare output che sono predizioni, raccomandazioni o decisioni. Diciamo, prendiamo questa come una buona definizione del termine intelligenza artificiale. Ma da dove viene questo termine intelligenza artificiale? Se l'ha inventato questo signore John McCarthy, uno dei più famosi informatici degli anni 50, che nel 56 aveva deciso di fondare questa scuola estiva nel collegio di Dartmouth per, diciamo, mettere insieme le più importanti menti di quell'epoca per tentare di sviluppare questo tipo di tecnologie, quindi tecnologie che si ispirassero al concetto di apprendimento e lo traducessero in termini formali applicabili ad una macchina. Quindi, diciamo, perché si è inventato il termine intelligenza artificiale? Semplicemente perché a lui non piaceva il termine che andava di moda allora, che era cibernetica, perché chi ce l'aveva inventato non gli era molto simpatico. Diciamo che John McCarthy era un personaggio abbastanza singolare, che condivideva il cognome con l'altrettanto senatore McCarthy, famoso a quel tempo, e anche alcuni punti di vista politici, appunto. E se non sbaglio, e qua Paolo forse può correggere, John McCarthy è stato in questa sala a fare una talk anche, no? Quindi, diciamo, stiamo parlando di qualcuno che, no, ha girato il mondo per diffondere le sue idee e, diciamo, siamo arrivati a un punto per cui queste sono diventate molto molto diffuse in questo momento. Va bene, allora, passando un po' più alla parte scientifica, tutto quello che vedremo, diciamo, in questa giornata quando si parla di intelligenza artificiale è basato su un concetto fondamentale, che è il concetto di apprendimento, in inglese learning, ok? Il processo di apprendimento perché è importante? È importante perché, allora, è un processo generale che non è tipico solamente della specie umana, ma si trova chiaramente anche nella specie animale, e fondamentalmente la parola chiave è che è un processo empirico, è un processo adattativo che parte e si sviluppa a partire da dati, da esempi, da quello che si chiama un percorso di try and error, provo, sbaglio, torno indietro, ok, e mi correggo. Quindi, diciamo, ecco da dove viene la grande enfasi sul concetto di dato, perché qui l'apprendimento, tutti i tipi di apprendimento che vedremo in intelligenza artificiale sono basati sul fatto di adattarsi al cambiamento più che al rispondere all'esecuzione di regole, che era il tipo di, fra virgolette, apprendimento, passatemi il termine, che è andato molto di moda negli anni 60-70, agli albori dell'informatica così come la conosciamo oggi. Allora, nel grafico qui a sinistra vedete un po' un'evoluzione schematica, diciamo, di qual è stata l'intelligenza artificiale al momento. Allora, abbiamo detto che è nata verso gli anni 50. C'è stato un parecchia hype, per quello che diciamo, in cui si pensava che l'intelligenza artificiale fino agli anni, metà degli anni 70, avrebbe potuto risolvere ogni problema, teoricamente. Purtroppo si è ricaduti nella realtà, in quelli che si chiamano gli inverni della realtà, dell'intelligenza artificiale. Il primo è stato intorno agli anni 80. Nessuna delle promesse che l'intelligenza artificiale sembrava poter portare a termine è stata applicata, okay? Per vari motivi, e poi vedremo quali sono. Poi c'è stata una nuova risalita delle speranze, anche dovuta all'evoluzione, diciamo, delle macchine, dell'hardware, per cui, diciamo, sembrava che qualcosa si riuscisse a portare avanti, e in effetti qualcosa si è portato avanti, ma ancora non a livello di tutte le aspettative, per cui si è ripiombati a metà degli anni 90 in un altro inverno dell'intelligenza artificiale, in cui probabilmente il concetto di intelligenza artificiale ha toccato il suo minimo. Poi da lì è stata una cavalcata infermabile, e adesso siamo nel punto indicato dal cerchetto di una crescita esplosiva di quello che l'intelligenza artificiale riesce a produrre. Allora qui la domanda viene spontanea: perché? Perché adesso? Perché non prima? Tre sono i pilastri che stanno supportando questa esplosione dell'intelligenza artificiale adesso: la disponibilità di dati, la disponibilità di algoritmi, la disponibilità di potenza computazionale.
tutte e tre a livelli non mai visti prima. Okay? Questi sono i tre pilastri che stanno portando avanti l'intelligenza artificiale come ora. Partiamo dai dati. Perché i dati stanno portando avanti così tanto l'intelligenza artificiale? Perché mai come adesso siamo immersi nei dati in ogni nostra attività. Una stima di Exploding Topic dice che fino alla fine dell'anno scorso sono stati prodotti al mondo, nella storia dell'umanità, l'equivalente di 337 zettabyte, vuol dire 10 alla 21 byte. Quotidianamente nel 2024 si stima che vengano prodotti dalle attività umane circa 328 exabyte. Ma ancora più impressionante è il fatto che il 90% dei dati esistenti sono stati prodotti negli ultimi due anni e questo trend non si sta interrompendo in nessun modo. Per darvi un'idea pratica di quello che vuol dire è che, diciamo, in ogni minuto nel 2023 sono state caricate su YouTube e piattaforme simili circa 1 milione di ore di streaming video al minuto. Questa è la quantità di dati in cui stiamo navigando. E stiamo parlando di dati di tutti i tipi, sia strutturati che non, quindi dati audio, immagini, dati di network, di connessioni, serie temporali, testi, quindi tutto quello che potete pensare che possa essere associato al concetto di dato. Il secondo pilastro era quello degli algoritmi. C'è stata un'evoluzione dal punto di vista matematico e un perfezionamento degli algoritmi che sanno sfruttare questi dati, che sanno estrarre la conoscenza di questi dati. Questi due signori sono quelli che hanno essenzialmente iniziato questo grande gioco, Alan Turing e John von Neumann, ma da allora è stata, diciamo, un susseguirsi di innovazioni matematiche sempre migliori, che hanno sempre scavato sempre di più nella struttura del dato e dato struttura anche a dati che non lo avevano. Quindi, diciamo, se negli anni 50 si è iniziato a vedere i primi algoritmi che funzionavano, poi gli anni 80 e gli anni 90 hanno visto l'evoluzione di quello che adesso si chiama il machine learning, okay? Quindi l'apprendimento automatico per mezzo di algoritmi basati su tecniche le più varie possibili, dalla statistica all'algebra lineare alla teoria dei numeri e così via, fino ad arrivare adesso a quello che si chiama il deep learning, al sottoinsieme del machine learning più evoluto possibile, dove si sta parlando di quelle che sono le nuove reti neurali artificiali. Di reti neurali si parla fin dagli anni 50, ma le nuove reti neurali, le reti neurali profonde, sono quelle che adesso stanno muovendo tutta l'intelligenza artificiale che vedete giornalmente su tutti i media. La macchina a guida automatica, tutte le novità nella medicina, sono tutte guidate da questo nuovo tipo di paradigma di apprendimento che si chiama l'apprendimento profondo, il deep learning. E infine la potenza computazionale. Perché potenza computazionale non è mai stata così forte come in questi anni? Perché, diciamo, se guardate questo grafico che vi dà un'idea dell'incremento della potenza computazionale nel tempo, negli ultimi anni, diciamo, qui e c'è anche una legge empirica che si chiama legge di Moore, che vi dice che la potenza computazionale raddoppia ogni anno più o meno, ma la vera innovazione è stata la creazione di queste strumenti hardware che vedete lì in alto a sinistra, che si chiamano le schede grafiche, Graphical Processing Unit, che sono state inventate essenzialmente per i gamer, per la gente che voleva giocare ai videogiochi, perché aveva bisogno di un hardware che riuscisse a a essere il più responsivo possibile. Ma per poter fare questo, questi tipi di struttura lavorano in parallelo, riescono a fare moltissimi calcoli allo stesso tempo su insiemi di dati diversi. Quindi sono particolarmente utili per fare quello che si chiama il calcolo matriciale,
E il calcolo matriciale, il calcolo vettoriale è alla base di tutto questo deep learning di cui vi ho parlato prima. Diciamo, quindi da una soluzione partita per un altro scopo, se ne è uscita, diciamo, una struttura hardware che è risultata essere l'ideale, l'ultimo tassello del puzzle dati, algoritmi, potenza computazionale per portare l'intelligenza artificiale dove è ora. Allora, vediamo dal punto di vista teorico di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando allora di apprendimento automatico, quindi di intelligenza artificiale basata sul dato. Quindi qual è la definizione che noi che ci lavoriamo ogni giorno usiamo, diciamo, dal punto di vista pratico per capire con cosa abbiamo a che fare? La definiamo un'arte, non è una scienza, perché non ha i paradigmi di una scienza come, quella, come la fisica, okay? Ma è sicuramente la parte empirica è prevalente. È un'arte di sviluppare algoritmi e tecniche che però permettono ai computer di apprendere, ovvero di scavare nel dato e acquisirne conoscenza costruendo modelli, quindi rappresentando il processo o alcuni aspetti, gli aspetti fondamentali del processo, soprattutto attraverso l'inferenza, quindi partendo da esempi, con l'obiettivo di cosa? Di poterlo poi usare in predizione, di imparare dai dati per poi predire cosa potrà succedere del processo che voglio modellare in futuro. Due principi filosofici alla base di questo tipo di struttura. Tra tutte le teorie che vogliamo provare a modellare, diciamo, quella che la migliore da scegliere è sempre quella che comporta meno assunzioni possibili. È anche la più comoda da modellare, ovviamente. Il secondo è il famoso no free lunch theorem, ok? Nessun algoritmo può essere adatto a tutti i tipi di dati. Ecco perché bisogna sempre andare avanti e perché ogni settimana escono 100 paper che propongono nuovi algoritmi, nuove soluzioni, nuove variazioni, perché non può esistere un unico algoritmo che si adatta ad ogni tipo di distribuzione del mio dato. Devo essere sempre in grado di raffinare, adattare, ottimizzare le mie strategie al particolare problema che sto studiando. Con che approccio lo voglio studiare? Abbiamo detto che lo voglio fare a partire dai dati, con un modello di trial and error. Quindi lo faccio secondo quello che si chiama l'inferenza, la struttura mentale dell'inferenza. Voglio studiare un processo fisico, biologico, clinico. Mi faccio un'ipotesi, mi costruisco un'ipotesi mentale della mia legge che lo governa. Calcolo quelle che possono essere le conseguenze della mia ipotesi rispetto ai nuovi dati e verifico su nuovi dati qual è l'accordo tra la mia predizione e il dato vero, ricordandomi che chi vince è sempre il dato vero. Okay? Non posso pretendere di aver ragione io e di adattare il dato che leggo alla mia teoria. Se la mia teoria non si adatta bene al dato, quello che devo cambiare è la mia teoria, e questo probabilmente è uno dei principi fondamentali per lavorare in questo tipo di, in questo ambito dell'intelligenza artificiale. L'altra parola chiave dell'intelligenza artificiale è la complessità. Per un fisico cos'è la complessità? Un sistema è complesso se è superiore alla, diciamo, alle prospettive fornite dai singoli ingredienti. Se un sistema è più riesce a dare più risultati, più performance della performance che otterrei considerando i singoli ingredienti, allora posso definire un sistema che è complesso. E come potete immaginare, tutti i sistemi in cui siamo immersi sono sistemi complessi. Qui è un esempio del traffico, ma potete pensare a qualsiasi sistema fisico, qualsiasi sistema biologico, qualsiasi sistema, anche, diciamo, la meteorologia, il clima, la guida autonoma, sono tutti sistemi complessi. Quindi la capacità di apprendimento deve adattarsi a questa complessità estraendo il modo di farlo dal dato, come abbiamo detto. Quindi la potenza sta sia nell'algoritmo ma nel dato che noi dobbiamo passare alla macchina. Il tutto orientato alla predittività.
non ci interessa abbastanza capire cosa è fatto, cosa, da cosa è costituito e come funziona un processo, ma ci piacerebbe usarlo per capire quali ne siano le conseguenze e cosa succederà nel futuro. Okay? Quindi la nostra intelligenza artificiale deve avere l'abilità di apprendere dal dato per poter poi andare verso la predittività. Questo è quello che vogliamo fare. Un piccolo cenno sul fatto che tutto questo va inserito però in un sistema, in quello che è l'ecosistema della data science, il nuovo paradigma della gestione del dato, che non è solo statistica, ma è tutto un insieme di risorse che contribuiscono a far sì che la mia analisi del dato, il mio studio, sia il più completo possibile. Quindi il motore sarà l'intelligenza artificiale e i suoi algoritmi, ma poi abbiamo bisogno della conoscenza del dominio, di strumenti collaborativi, di gente che lo sappia implementare. Okay? Quindi è un ecosistema molto complesso dove moltissime discipline concorrono a fare un team di data scientist, e questo anche per ricordare che nessun sistema può essere, nessun task può essere affidato alla sola intelligenza artificiale senza la guida della conoscenza di dominio. Per esempio, nel mio caso, lavorare con il clinico, con il medico, è essenziale perché la mia intelligenza artificiale venga applicata nel modo più corretto, più funzionale possibile. Okay? Non posso pretendere di prescindere da quello che si chiama the human in the loop, okay? L'uomo che mi deve dare la guida con la sua capacità professionale, con la sua preparazione professionale. Quindi la conoscenza di base del dominio è imprescindibile. Ma al di là di tutte queste chiacchiere, un piccolo esempio di cosa vuol dire fare intelligenza artificiale e machine learning sul serio? Ve lo faccio vedere subito. Vi faccio un esempio, chiaramente nel mio campo, in anatomia patologica. Allora, supponiamo che vogliamo insegnare una macchina a riconoscere da una biopsia se la vostra biopsia di un paziente appartiene a un paziente sano oppure contiene del tessuto tumorale. Cosa faccio? Prendo una buona quantità di tessuti, di esempi di tessuti tumorali, quelli marcati dal ribbon, dalla ghirlanda nera. Prendo un'altra buona quantità di tessuti invece appartenenti a campioni sani. Okay? Decido un modello che, diciamo, a priori rappresenti bene o possa capire bene, sappia leggere bene questo tipo di dato, okay? Queste immagini. Gliele passo e dico al modello: impara a partire da questi due gruppi di immagini a distinguere la parte sana dal tessuto malato. Benissimo, il modello mi dice lavoro, ok, ho lavorato, penso di aver capito. Allora il mio modello, che era bianco prima, era vuoto, era solo una scatola vuota, riempito di dati, ha capito qualcosa, è diventato un modello addestrato. Ok? Benissimo, adesso a questo mio modello addestrato dico, perfetto, mi entra un nuovo paziente, una nuova persona in ambulatorio, mi dà la sua biopsia, tu modello non hai mai visto il suo tessuto perché non hai mai visto questo paziente, con tutto quello che hai imparato sai dirmi se secondo te il tessuto che stiamo guardando di questo paziente è un tessuto malato o è un tessuto sano? Allora io prendo il mio nuovo dato, glielo passo al mio modello addestrato, il mio modello addestrato cosa mi dirà? Visto quello che ho imparato dai dati che mi hai dato, io ti dico che secondo me al 99% questo è un tessuto malato, all'1% è un tessuto sano. E qui un altro concetto importante. Diffidiamo dai modelli che mi dicono sì, no, in maniera manichea. L'incertezza associata ad una predizione, in questo caso l'incertezza è poca, ma potrebbe essere molto più alta, è una cosa fondamentale per la scienza. Ricordiamoci che la scienza funziona in base a coefficienti di indeterminatezza, okay? A barre d'errore. Diciamo, il fatto che il mio modello mi dica
non te lo do con certezza, ma ti dico che questo è vero con una certa probabilità, è un indice di bontà del modello, non è un indice di questo modello non funziona tanto bene. Attenzione, ok? Questo viene fatto adesso, in questo momento, diciamo, dicevamo, con le reti neurali profonde. Queste sono un esempio, diciamo, matematico di quello che 70 anni fa era stato fatto a mano con le reti neurali molto meno profonde, ma questo, diciamo, è il primo esempio hardware costruito dal signor Rosenblatt del percettrone, la prima macchina, okay, il primo hardware che simulava una rete neurale costruita a mano da, diciamo, con un sacco di valvole e fili. Ma cosa c'è sotto? Cos'è che guida questi modelli? Come si diceva prima, niente di magico, ma tanta matematica. Okay? In particolare, che matematica? In particolare l'algebra lineare, quindi la teoria delle matrici, la teoria dei vettori, la teoria dei tensori, e tanta analisi, quindi teoria dell'ottimizzazione. Questi due fattori sono tutti gli ingredienti che ci servono per costruire qualsiasi algoritmo di intelligenza artificiale. Paghiamo un piccolo prezzo. Una delle cose chiave per far andare bene questi algoritmi, per avere queste ottime performance negli algoritmi, è la non linearità. Tutti questi algoritmi sono fortemente non lineari. Questo ci dà appunto l'ottima performance sui problemi, ma anche, come drawback, la loro difficile interpretabilità, e qui bisogna stare un po' attenti. Infatti passiamo a vedere qualche problema. Abbiamo visto di cosa stiamo parlando, abbiamo visto dei successi, parliamo dei problemi. Uno dei problemi è esattamente quello che dicevo, l'interpretabilità o la black box issues. Molto spesso, e questo succedeva soprattutto fino a qualche anno fa, i modelli di intelligenza artificiale danno degli ottimi risultati, ma è praticamente impossibile capire perché funzionano così bene. Cos'è che riescono a scavare nel dato che ci dà questi ottimi risultati? E questo ha stimolato la costruzione di tutto un nuovo filone di intelligenza artificiale che si chiama l'interpretabilità o l'explainable AI. Parecchi laboratori di ricerca in tutto il mondo adesso stanno introducendo degli strumenti perché il mio modello non solo funzioni bene, ma sia in grado di spiegare a chi lo adopera perché funziona bene. E se in alcuni campi non è così essenziale, non è essenziale che io che guido o che non sto guidando la macchina autonoma sappia perché funziona, perché l'importante è che la macchina a guida autonoma sappia funzionare bene. Ma in campi come la medicina o come la giustizia è fondamentale capire perché il mio modello funziona, oltre al fatto che il mio modello funzioni. Un altro grande fatto è la riproducibilità. La riproducibilità vuol dire: bello questo algoritmo, bello che funziona sui miei dati, dà delle ottime risultati, ma funzionerà bene se li prendo sui dati di un altro ospedale? Questo è stato un problema che ha colpito tutto il machine learning, soprattutto negli anni 90 e primi anni 2000, e sta ancora colpendo parte dell'intelligenza artificiale. Quindi parecchi gruppi stanno facendo fatica a garantire che i modelli che vengono fatti siano riproducibili su nuovi dati o su dati simili. Quindi questo è uno dei grossi problemi su cui si sta attivamente lavorando: garantire che i miei modelli siano robusti e riproducibili ad ogni livello su dati simili a quelli su cui sono stati addestrati. Il terzo problema è quello del bias iniettato nei dati. Gli algoritmi, chiaramente, imparano dai dati. Se voi mettete del pregiudizio nel vostro dato, non potete pretendere che la macchina sia in grado di riconoscerlo. La macchina imparerà il dato e imparerà anche il pregiudizio associato. Quindi, per esempio, qui vi faccio alcuni esempi in alcuni campi, ok? Sono stati usati tecniche di intelligenza artificiale per, diciamo, scrinare dei curriculum vitae e scegliere delle persone da assumere.
queste hanno valorizzato più maschi bianchi che donne di altra etnia. Perché? Perché il dato su cui era stato addestrato era prevalentemente quello. Profilazione. Google è stato scoperto suggerire agli utenti maschi lavori con più alto reddito rispetto alle donne. Anche qua, perché i dati da cui li prendono vengono dal bias, dal pregiudizio in cui la società è immersa. Non c'è niente da fare. La macchina prende questi bias e li ricostruisce. Il bias più importante è forse il dataset shift, cioè lo spostamento della rappresentazione, della distribuzione, da quello che gli abbiamo insegnato a quello su cui vogliamo predirla. Uno dei primi algoritmi approvati in clinica, okay, funzionava benissimo in laboratorio, serviva per trovare le probabilità di rischio retinale, di malattia alla retina. Okay? Cosa succedeva? È stato portato in ospedale americani, e le performance di quell'algoritmo sono calate drammaticamente rispetto a quello che diceva il produttore. Studiando si è capito perché. La macchina era stata addestrata su quello che si chiama uno dei più grandi dataset americani, il dataset dei veterani di guerra. Come pensate che fosse fatto questo dataset? Maschi, 50-60 anni, prevalentemente caucasici. Quando lo stesso algoritmo veniva provato su donne giovani di colore, falliva miseramente nel riconoscere il rischio di malattia retinale. Okay? E diciamo, questo non è ancora, è sicuramente noto adesso, ma parecchie applicazioni fanno ancora fatica a riuscire ad adattarsi, diciamo, a questo tipo di problema. Mi limito solo a accennare, diciamo, a non aprire quella che si chiama la can of worm di tutti i problemi legati all'etica dell'uso delle AI, cui gente molto più competente di me in merito saprà dirvi. Ci sono chiaramente un sacco di problemi legati all'accountability, a chi è responsabile di una scelta sbagliata dell'intelligenza artificiale o dell'uso e così via. Per fortuna ci si sta pensando, soprattutto l'Unione Europea sta promulgando dei regolamenti, l'AI Act, per tentare di guidare questo tipo di tecnologie nel migliore dei modi possibili. Ma ripeto, alzo solo una tendina, non dico altro, perché ci sarebbe, diciamo, da passarci delle giornate solo su questo tipo di tematiche. Ultimo problema, il problema delle risorse. Non è gratis usare l'intelligenza artificiale. Il data center di ChatGPT in Iowa consuma circa 5 milioni di litri d'acqua ogni settimana. Ogni ora, ogni anno, ChatGPT potrebbe consumare circa fino a 134 terawatt di corrente elettrica, per non parlare del consumo e della produzione di CO2. Stiamo attenti, tutte belle cose, ma l'impatto, l'impronta dell'intelligenza artificiale è tutt'altro che trascurabile, ok? Siamo veramente molto attenti, perché questo, più andremo avanti con lo sviluppo, più potrà diventare un problema. Una velocissima carrellata su cosa vuol dire fare AI in medicina. Medicina è probabilmente uno dei campi dove maggiormente la pratica dell'intelligenza artificiale è diffusa, e non a livello solo teorico. Se prendiamo questa pagina, che è la pagina dell'FDA, vediamo che sono stati già approvati circa 500 algoritmi per l'uso di algoritmi di intelligenza artificiale clinicamente negli ospedali. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di lontano che arriverà, stiamo parlando di strumenti che, se voi andate in ospedale, vengono già attualmente usati. Okay? Per i più diversi tipi di malattie, di patologie. Quindi questo cosa comporta? Comporta la necessità che il medico diventi sempre più consapevole dell'uso e dell'esistenza di queste più tecnologie. Quindi una delle cose in cui noi spingiamo quando parliamo di medici è l'esigenza di formare una nuova figura professionale di medico, in cui la conoscenza della medicina si accompagna alla conoscenza di
tutto quello che si può fare in clinica per la medicina. Non possiamo più prescindere, dal punto di vista, diciamo, della salute, dal non avere preparazione su questo campo direttamente a contatto con la parte clinica. Quindi, come dice Eric Topol, che è il più grande esperto di medicina moderna, la medicina dei prossimi anni sarà quella che si chiamerà la high performance medicine, alla convergenza tra la conoscenza umana, la professionalità umana e l'intelligenza artificiale. E come diciamo, in tutte le aree che potete immaginare della medicina, non per ultima, e anzi, la parte di diagnosi, prognosi, predizione. E in questo grafico vedete tutti gli algoritmi che sono già stati sviluppati ultimamente in tutte le aree della medicina, quindi dalla patologia, radiologia, chirurgia, nessuna area della medicina è non toccata da strumenti di intelligenza artificiale. Concludo con questo esempio pratico. È stato il primo, siamo nel 2017, il primo vero esempio di uso di intelligenza artificiale in medicina. È un paper di Nature in cui sono state passate a un algoritmo 130.000 immagini di 757 tipi diversi di lesioni cutanee. E è stato chiesto all'algoritmo di impararle e di chiaramente dire quali fosse, attribuire la classe corretta a nuove lesioni di nuovi pazienti. Bene, questo algoritmo ha avuto un'accuratezza maggiore di un pannello di 22 dermatologi certificati statunitensi. Okay? Quindi questo è il livello con cui ci stiamo confrontando. Le macchine stanno andando sicuramente meglio della media, ma anche della media di esperti professionisti in ognuno dei settori. Ecco perché, diciamo, qui ci sono delle prospettive veramente, diciamo, totalmente innovative dell'uso di intelligenza artificiale in medicina. Quindi la traslazione verso la clinica, che è, diciamo, il mantra di chi lavora nel mio campo, se fino a qualche anno fa era, diciamo, una cosa bella ma irraggiungibile o difficilmente raggiungibile, adesso è diventato quello che tutti i clinici con cui tu vai a parlare vogliono. Datemi un algoritmo che mi supporti a fare questa cosa. Okay? Quindi, diciamo, quello per cui noi lavoriamo è strumenti di intelligenza artificiale a supporto del medico. Non solo, concludo con questa slide, non solo dal punto di vista clinico, ma dal punto di vista di tutto il sistema salute. Quello che si predice è che l'intelligenza artificiale nei prossimi anni porterà nella sola Unione Europea a salvare circa 400.000 vite, quindi dal punto di vista della diagnosi, della prognosi, della clinica, ma anche a risparmiare circa 200 miliardi di euro, okay? E soprattutto a risparmiare quasi 2.000 ore di lavoro per ogni clinico, che possono essere tolte dall'uso, diciamo, dalle pratiche routinarie per concentrare la capacità, la professionalità del medico sui casi difficili, che è quello che vogliamo. Vogliamo che la macchina semplifichi la vita del medico nella routine per dargli la possibilità di concentrare la sua professionalità su quello per cui ha studiato, per cui è competente. E qui adesso invece chiamo Claudia. Mi avete fatto vedere un sacco di cose, che bello, ma io sono a scuola. Come faccio a... cosa porto di tutto questo a scuola? Ci stiamo provando, e qui lascio la parola a Claudia, perché senza di lei quello che avete visto qua a scuola ne avremmo portato ben poco. Grazie, grazie Beppe. Non l'avremmo più fermato, no? Quindi l'avremmo tenuto con noi tutta la mattina. Però quello che stiamo cercando di fare insieme, quindi assolutamente i meriti non sono miei, è cercare di portare questi contenuti anche al mondo della scuola e cercare di ragionare su
anche il registro comunicativo da portare in classe, perché non è facile, vorremmo tutti avere Giuseppe, no? A disposizione nostra per alcuni incontri, per alcuni seminari, Giuseppe come poi i colleghi che seguiranno in mattinata. Quindi proprio in seguito a una scuola estiva che abbiamo fatto, di cui poi sarà la slide seguente, abbiamo iniziato a lavorare su un pacchetto formativo sull'intelligenza artificiale. Troverete distribuiti nei vari locali che oggi diciamo frequentiamo, quindi nella parte qua fuori e dove faremo i workshop oggi, abbiamo aperto a questa piattaforma dove troverete dei video, dei laboratori, alcuni di voi già li conoscono perché hanno collaborato alla costruzione di questi materiali, quindi sono video, sono dispense e speriamo anche che sarà una piattaforma che andremo anche ad alimentare insieme, anche in base a quello che saranno i bisogni che cominceremo a registrare anche a seguito dell'incontro di oggi. Okay. E sulla base di questo, qui di nuovo vedo qualche collega, abbiamo fatto un percorso grazie a un finanziamento Caritro con l'Istituto Martino Martini di Mezzo Lombardo e l'Istituto Artigianelli, e questo lo portiamo proprio come esempio perché hanno investito proprio in un percorso di 36 ore su 2 anni proprio per lavorare sulla consapevolezza dell'intelligenza artificiale, quindi con tutto quello che ci siamo detti già finora in questa mattina, e poi uno proprio dedicato invece alle materie STEM. E diciamo che è stato un percorso secondo me virtuoso, l'abbiamo costruito insieme e ci fa anche piacere condividere con tutti voi, perché di nuovo vinciamo solo se non continuiamo a reinventare la ruota tutti i giorni, tutti gli anni e ogni anno scolastico. Quindi ringrazio i colleghi che ci sono in sala, ma davvero lo portiamo come esempio di buona pratica, quindi anche su questo magari anche nei workshop o nei momenti di pausa possiamo davvero magari confrontarci e ragionare insieme magari come replicare un percorso di questo tipo, sempre fatto con i docenti, e poi i docenti lo portano in classe. E poi siamo alla 24esima edizione, è arrivato ieri, abbiamo aperto proprio in concomitanza dell'incontro di oggi per rinnovare l'invito, la scuola estiva che dal 2001 offriamo al mondo della scuola è chiaramente un pezzettino perché lavoriamo con 20 studenti, però da qualche anno lavoriamo in collaborazione con l'Istituto Artigianelli che ospita la scuola e ci dà anche il supporto di docenti per accompagnare il progetto. E questo ci dà anche la possibilità di essere in città, quindi invito anche tutti magari a contattarci e passare a trovarci, però la scuola è per gli studenti, quindi vi chiediamo di magari individuare i ragazzi a cui consigliate la partecipazione. C'è una selezione abbastanza severa, ma più che altro è legata ai numeri, però è un'esperienza direi unica. Non ci sono, diciamo, importante appunto anche per tutto quello che abbiamo detto oggi, non vogliamo 20 informatici, quindi non è un bando che noi mandiamo solo agli istituti tecnici, agli istituti liceo scientifici, scienze applicate. Fate applicare i ragazzi. Se sono interessati a questa frontiera, a aver voglia di lavorare con i dati, a domandarsi che cosa la data science o cosa l'intelligenza artificiale può portare alla loro formazione e alla loro, diciamo, sbocco professionale. Quindi non ci sono questo tipo, chiaro, non possiamo avere 20 umanisti perché coi dati poi dovremo lavorare, però davvero non, insomma, mi fa piacere appunto avere qui oggi tutte le scuole o chi insomma è riuscito a partecipare per promuovere questa iniziativa. Quindi grazie mille, se non fosse arrivata la mail fermatevi che poi vi mandiamo informazioni e come accedere alla scuola. Grazie ancora, grazie Giuseppe. Grazie. Allora, siamo un pochino in ritardo, ma neanche tanto, ce la faremo, e quindi invito Gianluca Schiavo dell'unità Interfacce e Interazione della Fondazione Bruno Kessler, e ci parlerai di opportunità e limiti, l'intelligenza artificiale generativa e il mondo della formazione. Adesso troviamo la tua...
questa. Bene, buongiorno a tutti e a tutte. Io appunto sono Gianluca Schiavo, un ricercatore della Fondazione e anch'io non sono un informatico, la mia formazione è in psicologia e in Fondazione mi occupo appunto in ambito della ricerca nella progettazione di interfacce grafiche e quindi e interattive e quindi in quello che è la parte che collega gli utenti con le tecnologie. E come vedremo un po' in questa presentazione, punterò molto su questo, sono temi che abbiamo già toccato, anche sono stati toccati precedentemente. L'intelligenza artificiale è uno strumento e noi interagiamo con questo strumento e quindi dobbiamo cercare di capire anche come interagire al meglio. E partiamo anche qua su una definizione, perché nel corso di questo intervento mi focalizzerò principalmente su l'IA generativa, quindi quel tipo di modelli e quel tipo di tecnologie che permettono di creare quello che possono essere dei contenuti digitali, come vedremo, di vario tipo. Molto spesso si fa riferimento, quando si parla di IA generativa, al modello GPT o alla sua interfaccia che è ChatGPT. Ovviamente ci sono anche altri modelli che vanno a interagire su diversi tipi di strumenti e anche di contenuti, quindi dal contenuto testuale al contenuto visivo, la creazione di immagini, il contenuto video. E se ci ragioniamo un po' sulla modalità con cui interagiamo con questi tipi di strumenti, noi interagiamo principalmente utilizzando degli input testuali che chiamiamo prompt, utilizzando il termine inglese. Quindi il modo che abbiamo per interagire con questi modelli è principalmente attraverso quello che viene definito il linguaggio naturale, quindi la scrittura e, come è stato poi efficacemente anche riassunto quando hanno dato il nome all'interfaccia per GPT, ChatGPT, questa modalità di simil conversazione che si possono avere con questi modelli. Ma da dove partono questi modelli? Ovviamente, come si è visto prima, non sono qualcosa che è nato solamente 2 anni fa, è qualcosa di molto, qualcosa che soprattutto nel campo della ricerca erano presenti già da prima. E diciamo, qui vi faccio veramente alcuni piccoli esempi, soprattutto legati a farvi vedere come in pochi anni i risultati che abbiamo potuto ottenere da questo tipo di strumenti, e quando dico abbiamo intendo pubblico in generale, quindi non necessariamente esperti nel settore, sia migliorato nel tempo. Questo è un articolo che è stato pubblicato in Sole 24 Ore nel 2012, dove vediamo Google allena l'intelligenza artificiale con le immagini dei gatti. Quindi qua abbiamo uno strumento, un primo esempio di rete neurale che è stata utilizzata e allenata nell'ambito della ricerca all'interno di Google per creare uno strumento di machine learning che potesse distinguere se le foto, diciamo, che venivano date all'algoritmo fossero di un gatto oppure no. 2012. Nel 2019 sono presenti i primi esempi di modelli che, invece di solo riconoscere, iniziano anche a creare dei contenuti. Quindi abbiamo l'implementazione di questo nuovo tipo di modelli che si chiamano appunto Generative Adversarial Network, reti avversarie generative, che, come vedete, nel 2019 ci davano un po' questa prima... ci provavano, diciamo, a costruire e a ricostruire immagini di gatti, e che però vedete anche voi, insomma, questo è uno dei motivi per cui nel 2019 non esistevano, cioè non erano ancora così molto conosciuti questi algoritmi, perché l'accuratezza non era quello che ci si poteva aspettare da un'immagine di un gatto. 3 anni dopo, nel 2022, abbiamo un sito web che all'interno ha sempre uno di questi modelli, che però nel corso degli anni è stato perfezionato e ci permette di creare immagini di gatti che non esistono nella realtà. Quindi da questo sito trovate una serie di immagini di gatti, e questi gatti, che, come vedete, queste foto, che sono queste immagini molto, diciamo, più dettagliate
di quelle 2019, ci danno la possibilità, insomma, di vedere come questi algoritmi siano migliorati. Ovviamente qua faccio l'esempio sui gatti, c'è il sito anche per i cani, i volti di cani, ma anche i volti umani, quindi i modelli, diciamo, i dati che per questi tipi di modelli diciamo, non stanno molto, possono essere applicati in diversi contesti. Nel 2023, diciamo fine 2022, ma per noi è stato principalmente l'anno scorso, questi modelli hanno avuto un salto successivo. Questi modelli generativi non ci permettevano solamente di creare immagini generalmente di appunto un gatto o un volto in modo casuale, ma ci permettevano di chiedere direttamente di creare un'immagine seguendo un po' quello che noi appunto attraverso il nostro prompt, quindi questa interazione testuale, ci permetteva di specificare quello che volevamo rappresentare. Quindi in questa foto, per esempio, vedete questo è Felicet, che è il primo gatto che è stato spedito nello spazio, e è un'immagine creata da Dalí dove ho chiesto di crearmi un'illustrazione sulla base di questo gatto, e come vedete l'algoritmo ha ricreato questa specie di navicello spaziale dove ci ha messo dentro un'immagine di un gatto che potrebbe essere, insomma, simile a quella dell'originale. Quindi in questo caso è stato poi appunto abbiamo direzionato il modello di creazione. Da questo poi ho chiesto allo stesso strumento di crearmi un logo sulla base di Felicet, poi anche di creare un po' degli strumenti di merchandising. Quindi come vedete le possibilità, diciamo, di generazione e anche i risultati che vengono ottenuti sono interessanti. E questo ha permesso anche il fatto che questo tipo di strumenti, da una parte il fatto che la loro... diciamo, la qualità degli output sia abbastanza, insomma, buona, e anche l'accessibilità che viene data a questo tipo di modelli ha fatto in modo che siano diventati molto popolari, diciamo. Come appunto si è visto anche prima, da qualche giorno, insomma, è stato rilasciato, alcuni sono stati rilasciati dei video, in realtà non è ancora stato rilasciato in uso, Sora, che è questo nuovo modello di AI che non genera solo un'immagine ma una sequenza di immagini che possono essere poi combinate in un video. E in questo caso, per esempio, l'algoritmo ha sempre attraverso un prompt testuale, quindi gli è stato chiesto di costruire un'immagine ambientata in un bosco di un gatto che cammina con una prospettiva sul fronte, e questo è il video che è stato generato. Bene, tutto bello, però iniziamo un po' anche a riflettere sul fatto che sì, sono esempi interessanti, ma è veramente tutto così, così facile e così preciso? Beh, nell'immagine che vi ho mostrato prima ci sono cose un po' anche un po' strane. Adesso se immaginiamo la foto di Felicet, vediamo che vabbè, sì, il gatto era giusto, cioè diciamo era... corretto rispetto a quello presentato, però vedete c'è questa specie di navicella spaziale che sembra che però abbia i comandi all'esterno invece che all'interno, sembra che all'interno della navicella non si capisce bene ci sia il mondo, non si capisce se è un riflesso. Su questo tipo di anche elementi che abbiamo creato di merchandising, vedete ci sono delle cose un po' strane sul cappello, diciamo un volto, il gatto non è stato rappresentato completamente nei video. Ci sono dei momenti, se rivedete il video, è vero che a una prima visione sembra wow, un video ben fatto e molto realistico, però c'ha quel tipo di ha delle imperfezioni che possono ovviamente devono essere considerate. Questo per dire che, insomma, siamo tutti concordi del fatto di dire che questo tipo di strumenti non sono perfetti, hanno dei limiti ed è importante conoscerli. Quando poi questo tipo di limiti viene portato in un contesto, per esempio, scolastico, nascono un po' queste polarizzazioni. Qua abbiamo due articoli sull'uso di strumenti come ChatGPT a scuola, e ovviamente delle reazioni legittime da una parte sono quelle di, diciamo, attenzione, un po' di...
cercare di fermarsi per riflettere se effettivamente sono degli strumenti che possono, che dovrebbero essere così utilizzati anche in ambito scolastico e da tutti insomma i partecipanti della comunità scolastica. Dall'altra poi si inizia poi a pensare se effettivamente questi strumenti in realtà non possono anche essere, fornire dei supporti in qualche modo anche nella pratica didattica. A partire da questo, che è stato un fenomeno che non ha coinvolto solamente ovviamente la scuola italiana, ma la scuola mondiale, e sono emerse alcune riflessioni, alcune ricerche. Qua vi riporto questa ricerca su cui hanno collaborato anche dei miei colleghi in fondazione, che è andato a investigare diciamo l'utilizzo che questi, quelli che vengono definiti early adopters, quindi le prime persone che hanno utilizzato ChatGPT in campo educativo, sono andati a analizzare una serie proprio di contenuti anche da principalmente forum e materiale online, per andare a capire qual era la percezione circa l'utilizzo di questi strumenti da questa particolare anche tipo di popolazione appunto degli early adopter. E qua vi faccio un focus principale su gli early adopter nel campo dell'higher education, e molte di queste diciamo utilizzi di principalmente modelli generativi di tipo testuale come ChatGPT venivano anche considerati come potenziali, per esempio, per la creazione e modifica di contenuti testuali, quindi a partire da una base di testo poter utilizzare per modificare un testo esistente, riassumere contenuti, ma anche per supportare altre attività come quella dell'analisi dei dati, quindi non lavorare solamente su quello che potrebbe essere solo un dato testuale, ma provare a utilizzarli in campo di data analysis, oppure nel supporto alla valutazione tra gli studenti, o nel supporto anche nella creazione di attività di processi di revisione tra pari. C'è comunque da considerare che anche questo panel di early adopter aveva preso in considerazione il fatto che sì, ci sono molte opportunità, ma anche ci sono molti aspetti da considerare, soprattutto, come ne parleremo anche successivamente, è stato già introdotto, aspetti legati alle competenze e all'uso di questi strumenti e la questione diciamo etica sull'uso di queste tecnologie. Un'altra cosa che si era già vista diciamo, da questo paper, che è stato pubblicato quest'anno, ma in realtà si riferisce a dati dello scorso anno, è che tra questi early adopters non abbiamo solamente persone diciamo, con background nell'ambito delle STEM. Come vedete, questa è una ripartizione dove sono andati a pescare le informazioni basate su questa analisi, e vedete che ci sono una grande parte anche legata alle scienze sociali e in questo caso poi ad altri ambiti, tra cui anche arte e scienze umane. E questo è un altro punto che andrò a toccare dopo, l'importanza della multidisciplinarità quando andiamo a parlare di AI, a introdurre anche le AI in ambito educativo. Allora, quello che vorrei dare a questo incontro è, ovviamente non riusciremo ad andare nel dettaglio su tutti gli aspetti, quindi questi sono quattro punti che discuterò con voi, uno legato alle competenze, uno legato alla sperimentazione di questi strumenti, la multidisciplinarietà e l'importanza poi di definire delle linee guida condivise tra docenti e studenti sull'uso di questi strumenti. E queste indicazioni vi darò poi alcune risorse, andiamo veramente veloci su questi temi, e sono il risultato di attività di ricerca che abbiamo anche svolto in fondazione, che stiamo svolgendo all'interno di questi due progetti, Dig for Future e Encore, che sono due progetti che appunto hanno aiutato un po' anche a toccare alcuni di questi temi e un po' su alcuni di questi anche ad aprire un po' la ricerca sull'uso delle AI in ambito scolastico. Allora, il primo punto sono le competenze sull'uso dell'intelligenza artificiale. E il DICOMP, sapete, è il framework europeo sulle competenze digitali e ha avuto una revisione, l'ultima revisione è stata la versione 2.2 che è uscita diciamo l'anno scorso,
e all'interno del DICOMP adesso vengono menzionati elementi legati all'importanza di avere delle competenze sull'interazione con strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Allora, se per riassumere il DICOMP ha appunto questo framework, riassume 5 aree: la creazione di contenuti, la sicurezza, la comunicazione mediata, il problem solving e la literacy, diciamo, digitale. AI viene vista, e la competenza legata all'interazione con l'AI viene vista come trasversale a tutte le aree del DICOMP. Non è stata ancora strutturata quindi come competenza specifica nel framework, ma sono stati fatti grandi passi per portarla come necessario andare a definire un set di competenze che vada a spiegare o comunque a organizzare come i cittadini in generale, quindi non si parla solamente dell'ambito didattico, anche se sapete c'è la versione di Compedu del framework, vada a impattare sulla vita dei cittadini, in riferimento principalmente ai cittadini europei. E questo tipo di esempi vanno a riferire il fatto che non sono necessariamente importanza sulla competenza nel sapere come funzionano necessariamente gli strumenti legati all'AI, ma anche banalmente a essere consapevoli se si sta interagendo con un sistema basato su AI oppure no, oppure essere consapevoli del fatto che dove vengono utilizzati questi algoritmi, quindi sapere che posso anche solo banalmente decidere di non dare dei dati e quindi non utilizzare questi algoritmi in alcuni servizi. Quindi questo per dare un'indicazione sul fatto che anche a livello europeo si sta molto lavorando su questo tema, e anche il team all'interno del DICOMP stanno adesso lavorando sulla versione 2.3 delle competenze in generale, competenze digitali, e un grande focus si sta dando poi alle competenze anche legate all'uso dell'AI. E il secondo tema, invece legato alla sperimentazione con l'intelligenza artificiale, in questo caso, se siete interessati, vi consiglio veramente questa piccola questo report, che è una guida più che un report, scritto dall'UNESCO su ChatGPT, intelligenza artificiale in higher education, dove viene principalmente dato appunto alcune indicazioni su come poter integrare poi queste tecnologie in classe e fa ragionare un po' sul questo cambiamento poi di prospettiva, di non domandarci solamente come l'AI andrà a influenzare l'istruzione, ma andare a capire come invece possiamo utilizzare questi strumenti, come utilizziamo tanti altri strumenti, per cambiare anche le modalità di insegnamento e di apprendimento. E da questo punto di vista ci sono anche ricerche, insomma, in merito su quello che viene definito questo modello TPAC, che è un modello psicoeducativo che va a capire o a spiegare come l'interazione tra l'uso delle tecnologie in classe e la propensione poi dei docenti nell'uso di questi strumenti. Questo TPAC mette molto chiaramente che ci sono diverse componenti che vanno a caratterizzare il successo poi anche dell'uso delle tecnologie in classe. C'è la componente legata alla tecnologia, che vuol dire competenze circa l'uso della tecnologia in particolare e alla disponibilità di questa tecnologia. C'è una parte legata alla pedagogia, quindi a sapere come utilizzare uno strumento poi in un ambito didattico o infrastrutturare approcci didattici indipendentemente poi anche dalla tecnologia stessa, e una parte legata al contenuto, sapere avere esperienza poi nel contenuto che si va a proporre attraverso queste metodologie didattiche e veicolato anche attraverso la tecnologia. Quando andiamo a portare questo modello nell'ambito dell'AI, quello che sta vedendo, insomma, quello che è emerso poi nella ricerca, è che avere conoscenze solamente sulla tecnologia può dare un aiuto al docente nel capire magari quando il sistema non funziona, come migliorarlo, però sicuramente non determina il successo dell'attuazione di questa tecnologia in classe. È necessario che ci sia anche una componente legata alla pedagogia nell'uso di questi strumenti in classe,
e sembra, diciamo, abbastanza scontato, però è importante che non si vada a parlare solamente dello strumento in sé, ma anche delle modalità con cui questi strumenti possono essere utilizzati in classe. E secondo me questo è proprio anche uno dei punti principali dei workshop che ci saranno nel pomeriggio, che cercheranno di aiutare a mettere insieme quello che sono degli strumenti e delle risorse con un approccio didattico. L'altro aspetto che volevo, appunto, che avevamo iniziato a menzionare è che l'intelligenza artificiale, soprattutto nella sua applicazione anche in ambito didattico, è multidisciplinare, quindi non è solamente un ambito che dovrebbe riguardare o interessare docenti delle discipline STEM, ma anzi va a toccare tutte le discipline. E sulla base della nostra esperienza sul progetto Dig for Future, brevemente, questo progetto è un progetto che abbiamo portato avanti insieme a Save the Children Italia e in diversi paesi, anche in Grecia, in Romania e in Bulgaria, e abbiamo costruito un percorso didattico multidisciplinare sull'ambito dell'intelligenza artificiale. Questo percorso era stato iniziato il progetto nel 2021, quindi ChatGPT non era ancora presente, però è emerso molto chiaramente l'importanza e anche l'interesse del cercare di mettere in relazione docenti di diverse discipline nel poter sfruttare poi le potenzialità di questi strumenti e poter parlare poi anche di quello che, appunto, prima introducevo sul tema delle competenze legate all'AI in classe. E da questo punto di vista vi lascio poi anche riferimento a questa guida dell'UNESCO per l'utilizzo di AI generativa in classe, che è un altro strumento molto utile, e anche riferimenti poi al sito del progetto Dig for Future, dove trovate una serie di materiali in diverse lingue, tra cui l'italiano, che aiutano a infrastrutturare una serie di attività anche di tipo multidisciplinare che vanno a toccare alcuni temi legati all'AI e portare l'AI in classe. L'ultimo punto è legato a, e qui ci avviciniamo un po' di più all'aspetto etico, all'importanza di definire delle policy di classe sull'uso di questi strumenti. Quindi, dato per assodato che questi strumenti ci sono e sono disponibili a noi, come sono disponibili ai più giovani, e il punto non è ovviamente diciamo proibire o gestire l'uso di questi strumenti, ma è principalmente fornire competenze per un uso diciamo consapevole di queste tecnologie. E è vero, come vi ho detto all'inizio, che queste tecnologie sbagliano, non sono perfette, però, come abbiamo visto anche con l'esempio delle immagini dei gatti, c'è comunque e continuerà a esserci un'evoluzione di questi strumenti che porterà sempre maggiormente alla creazione di materiali digitali sempre più accurati. Quindi è importante che non lavoriamo direttamente sullo strumento stesso, ma sulla consapevolezza e sulla l'importanza di sapere quando e quando non si possono attuare alcune pratiche, tra cui per esempio l'uso di questi strumenti in ambito educativo. E, da questo punto di vista, il mio invito è quello di, anche qua c'è un documento elaborato dalla Commissione Europea su anche l'aspetto come infrastrutturare poi la parte in classe l'aspetto etico dell'uso di questi strumenti. E il mio consiglio è quello di anche in questo caso coinvolgere quanto più possibile gli studenti anche nella definizione di queste policy, quindi non vederle come delle linee guida che vengono date dall'alto, ma di coinvolgere direttamente gli studenti anche nella creazione di queste regole, perché poi andrà appunto a vantaggio anche un tema che sicuramente rimarrà. Bene, con questo concludo e ci vediamo dopo ai workshop per chi rimarrà. Grazie. Grazie mille Gianluca.
Io, se riusciamo, stiamo un attimo qui ancora, sta arrivando l'assessora per un saluto. Se non la vediamo palesare, facciamo una pausa a caffè e poi ci dà il saluto dopo il caffè. Datemi un secondo che cerco di capire se entra in sala o meno. Intanto grazie mille. Se vogliamo approfittare di questo momento, visto che noi non abbiamo previsto dei momenti di, diciamo, domande e risposte, perché avevamo la scaletta un po' troppo piena, se qualcuno avesse qualche domanda, visto che abbiamo ancora i relatori in sala, chiaramente è tutto benvenuto, approfittiamo, come poi diciamo spesso anche ai nostri studenti. Anche un commento, non è che per forza devono essere domande. Era tutto chiarissimo. Ah, c'è? Scusami. Scusa, non l'ho vista. Sì, no, io volevo sapere la licenza di utilizzo dell'intelligenza artificiale. È libera? E le immagini create? Arriviamo. Sì. Ok, provo a rispondere io. Ovviamente dipende dai modelli che vengono utilizzati. Una cosa importante, anche un po' legata a questo, definire la policy della classe, c'è scritto anche in questa guida, è che se usiamo ChatGPT è anche importante che andiamo a leggere i termini e le condizioni dello strumento stesso. Perché si troveranno anche delle informazioni circa... diciamo chi è il proprietario delle immagini create da questi strumenti e andremo anche un po' a capire bene cosa succede quando noi interagiamo con questi strumenti e perché, diciamo, sono tra virgolette gratuiti o perché hanno questo uso, diciamo, di ricerca. Nei termini e condizioni di DALI, diciamo, del modello, quindi di OpenAI per la creazione di immagini, viene inserito la clausola per cui, ma anche in ChatGPT è così, che l'autore, diciamo, del prompt è il proprietario poi anche di quello che il modello produce. Proprietario nel senso che responsabile di quello che viene generato non è mai l'algoritmo, questo è un po' un punto abbastanza saldo, ma è chi interagisce con questi strumenti. Ovviamente si apre poi un mondo perché questi tipi di tecnologie, soprattutto nella generazione delle immagini, sono stati allenati con tantissimi contenuti e alcuni di questi contenuti erano a suo tempo protetti da copyright e quindi potrebbe succedere che emergano delle, diciamo, anche nell'uso dell'algoritmo, emergano degli elementi che se non proprio uguali, ma possono essere, diciamo, ricollegati a questo materiale originale. E quindi c'è questo grande anche dilemma sul fatto di cosa succede se chiedo a Dalì o anche a ChatGPT di darmi del testo e come sappiamo ChatGPT non fa nessun riferimento alle fonti, perché ci sono altri tool che magari aiutano un po' su questo. Come facciamo a rintracciare questo processo? Non ci sono domande o indicazioni ancora chiare, sono processi in divenire. Però l'ownership è di chi interagisce con questi strumenti, per adesso. Dipende poi come vengono utilizzate queste immagini, perché lo strumento ti dà, poi se io vado a prendere questa immagine e la vado a utilizzare nei social media, o la rendo pubblica, è sempre responsabilità di chi poi la utilizza. Quindi, e poi soprattutto se immaginiamo la creazione di video, la creazione di immagini che sono sempre più simili al vero, quindi la creazione di deepfake, questi strumenti, diciamo, la creazione sintetica delle immagini, è un tema di grande discussione. Grazie.
Grazie mille Gianluca, grazie anche dell'osservazione e della domanda. E nel frattempo io invito con piacere la vicepresidente della provincia e assessora all'istruzione Francesca Gerosa per il suo saluto, grazie di essere qui. E poi così andiamo anche direttamente a fare una pausa di questa lunga mattina e per poi insomma concludere la giornata. Prego, grazie mille. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Mi spiace non essere riuscita ad arrivare prima, ma ci tenevo almeno insomma a venire a trovarvi e a fare un saluto, pur insomma nell'importanza di approfondire questi temi che di fatto guardano al futuro anche della nostra scuola. E voglio ringraziare FBK per questo importante momento di approfondimento, tutto il dipartimento, saluto la dottoressa Sbardella, sovrintendente scolastico. Beh, il tema dell'intelligenza artificiale, come il tema di fatto di tutte le nuove tecnologie, l'innovazione, entra nel mondo della scuola, nel mondo della formazione, della crescita dei nostri ragazzi e anche della formazione dei nostri docenti in modo importante. E sappiamo quanto lo sviluppo di tecnologie, quanto l'innovazione applicata all'interno dell'insegnamento e dell'apprendimento sia fondamentale, sappiamo quanto questo possa portare a percorsi che agevolino processi, che innovino poi anche le metodologie a vari livelli. E preme però porre l'attenzione anche su quanto sia, a mio avviso, necessario presidiare il tema proprio dell'intelligenza artificiale. Sappiamo quanto i nostri ragazzi, perché poi voglio sempre mettere al centro degli sviluppi futuri i nostri ragazzi che crescono nelle nostre scuole, e sappiamo quanto oggi più che mai vivono all'interno di una società sempre più complessa, anche la società dei loro pari, e abbiamo necessità di presidiare il loro apprendimento, e mi spiego. Oggi studiano, crescono con l'utilizzo di piattaforme, si formano, e questo lo dico con molto rammarico, sui social, e sappiamo quanto questo porti di fatto a una superficialità spesso anche in quegli apprendimenti che fanno all'interno, per esempio pensiamo dei compiti fatti a casa o all'interno di ricerche, di lavori di gruppo, e quindi il mio timore è che l'utilizzo eccessivo di tutti questi canali possa di fatto portarli a una deresponsabilizzazione dei processi invece fondamentali e necessari perché abbiano quelle basi solide che li porteranno poi nella vita ad affrontare nuove fasi di apprendimento crescendo e poi nel mondo del lavoro, dove sappiamo che c'è sempre, no, da studiare, da prepararsi, da approfondire, perché le competenze sempre più specifiche sono insomma alla base poi anche di una carriera e di un futuro solido. Io ho il timore che l'intelligenza artificiale, se non presidiata all'interno delle scuole, possa essere visto dai ragazzi come un canale per semplificare questi processi di apprendimento, quindi dovremo essere tutti quanti attenti a come verrà utilizzata l'intelligenza artificiale nelle scuole, perché se da un lato, e lo è, potrà essere un valido contributo a sostegno dell'insegnamento e dell'apprendimento, dobbiamo fare attenzione che non diventi una facile scorciatoia da parte dei ragazzi per semplificare dei percorsi che di fatto gli toglieranno poi la formazione di competenze. Quindi da parte mia c'è un'estrema attenzione a questo percorso, ma sono convinta insomma che con la collaborazione di tutti, e confido insomma che ci sia la volontà di tutti a presidiare questi processi, si possa far sì che l'intelligenza artificiale diventi davvero un plus all'interno della tutto il sistema di formazione ed educazione dei ragazzi, e non appunto il rischio al quale io appunto guardo davvero con attenzione.
mi fermo qua, sarà mia premura ovviamente poi farmi relazionare su quanto emerso dalla giornata odierna, perché davvero c'è un interesse preciso. Quindi vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che porteranno un contributo oggi e vi auguro buon lavoro e buon proseguimento della giornata. Grazie. Grazie mille, grazie ancora del supporto al Dipartimento e a tutti voi di essere qui. Io vi invito al coffee break che abbiamo organizzato qui nello spazio antistante la Sala Stringa. Ci diamo una mezz'oretta, quindi io chiedo davvero a tutti puntualità per iniziare di nuovi lavori alle 11:15, massimo 11:20. Grazie mille.